Come creare un business di successo. Oggi voglio prendere spunto nuovamente dal libro di Angie De Marco, Unscripted, in cui parla di un argomento molto 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 interessante che ora ti leggo. Nutri la folla e non morirai mai di fame. Questa è un'affermazione ovviamente bellissima perché si può declinare in un miliardo di modi, è anche una delle leggi più grandi del copywriting che utilizzava Gary Albert, ovvero lui sfidava le persone chiedendogli dimmi una cosa che vuoi per riuscire a vendere più di me, io ti darò la mia e sono sicuro che riuscirò a vendere sempre più di te. E le persone dicevano voglio un prodotto eccezionale, voglio questo, voglio quell'altro e lui rispondeva voglio una folla affamata. Ed è la stessa identica cosa. Continua a leggere. Pensa alla nostra città ipotetica invasa da ristoranti sussidiati dal governo. Nella nostra città fittizia mettiamo che Jimmy sia un aspirante imprenditore. Jimmy ha letto Unscripted e sa che un'attività di ristorazione è una cattiva idea, nonostante i sussidi coprano i costi. Tuttavia Jimmy astutamente abbraccia l'empirismo e nota qualcosa di interessante. Bill, Bob e Belinda sono le persone più ricche della città e nessuno di loro possiede ristoranti. Bill possiede gli immobili dove si trovano i ristoranti. Bob importa spezie, frutta e verdura e Belinda, che è la regina degli imprenditori in città, li supera tutti. Possiede un'azienda di forniture per ristoranti, che fornisce tutto quello di cui un ristorante ha bisogno, a parte il cibo. Le migliori opportunità raramente vengono dall'unirsi alla folla, ma dal servirla. Quando ho iniziato ad autopubblicarmi, sono stato sopraffatto da una sovrabbondanza di opportunità. Ovunque c'erano opportunità al servizio di aspiranti, autori ed editori. Questo schema si traduce in tutti i settori e nelle tendenze passate, e continua nel futuro. Per esempio, una tabella storica delle tendenze e delle opportunità che hanno presentato. E ora viene fatto un elenco, a mio avviso, bellissimo che ci fa aprire gli occhi perché ci costringe, o meglio, ci fa capire come è possibile ragionare, mettiamolo così, riflettere o comunque utilizzare il pensiero laterale per vedere il mondo dell'imprenditoria da un angolo completamente diverso. E ora te li leggo. Siti internet dal 97 al 2001. Opportunità per nutrire la folla, sviluppatori siti web, hosting di siti web, pubblicità. Blog dal 2004 al 2010, l'opportunità per nutrire la folla, piattaforme di blog, WordPress, template e plugin. E-commerce dal 2008 al 2011, Shopify e BigCommerce. Le app dal 2010 al 2013, affiliazioni o associazioni. Social media dal 2009 al 2014, advertising, data analytics, metriche. Autoeditoria dal 2010 al 2015, servizi di editing, servizi per le copertine, libri. Podcast dal 2013 al 2016, corsi di podcasting, strumenti, libri. Amazon dal 2014, ancora ad oggi in corso, 2000 punti di domanda indicato, corsi su Amazon, strumenti di gestione, eccetera. Questo ci fa capire come, invece di concentrarci e magari fare il nostro sito in WordPress, potremmo creare un qualcosa che aiuti le persone a creare il proprio sito in WordPress o a dargli l'hosting, quindi lo spazio effettivamente che le persone pagano annualmente per appoggiare il proprio dominio, il proprio sito internet, il proprio blog. Al contrario, invece di scrivere un libro, possiamo fornire servizi che aiutano le persone a pubblicare i propri libri. E questo è un modo completamente diverso di ragionare il mercato, perché nel momento che nasce un'opportunità, e come la noti tu, probabilmente la notano anche tante altre persone, invece di chiederti, cavolo, dovrei, come nell'esempio, aprire un ristorante, no, chiediti, come posso fare per aiutare le persone che hanno visto questa opportunità? L'esempio più classico che viene fatto è quello dei cercatori d'oro. Veniva detto, nel momento in cui scatta la corsa all'oro, non sono i cercatori d'oro che fanno i soldi, ma i venditori di pale. Ed è esattamente la stessa logica. E a mio avviso è un modo veramente intelligente perché ti permette di ragionare in maniera completamente differente. Poi non necessariamente è una cosa che devi fare, hai le possibilità di fare, le competenze, perché ogni campo effettivamente è unico, però ci permette di iniziare a ragionare in maniera diversa ed è questo l'importante, perché noi abbiamo già delle competenze, magari delle strutture nella nostra azienda, eccetera, che possiamo sfruttare in maniera completamente diversa da quella che avevamo magari precedentemente immaginato e ci apre una totalità di scenari completamente differente. Quindi oggi ti lascio con questo spunto di riflessione perché davvero puoi iniziare a guardare il tuo business in maniera completamente diversa e magari notare opportunità che finché ci sei dentro e non ci pensi, non noti, veramente le ignoriamo completamente. Per cui è un ottimo modo sicuramente per aiutare a sviluppare la tua visione imprenditoriale. Con questo è tutto, io sono Massimo Martinini e ci sentiamo domani. Ciao! Aggiungo, quella che vedete in video è una delle mie gatte che oggi non mi molla perché fuori piove e quindi devo registrare insieme a lei questi video. In ogni caso ti voglio salutare con questa domanda perché ti permette davvero di ragionare in maniera laterale. Tu hai probabilmente delle strutture, delle competenze, un qualcosa di cui altre persone probabilmente hanno bisogno e di conseguenza hai tantissime opportunità che potresti sfruttare ma che oggi non vedi. Immaginiamo questo esempio veramente banale. Tu hai un capannone con dei macchinari.
ci sono sicuramente imprenditori o aspiranti imprenditori, qualcuno che vuole avviare un business che potrebbe avere bisogno di questi tuoi macchinari, che lavorano 8 ore al giorno, le altre 16 ore al giorno sono completamente ferme. Ecco, ad esempio, affittare questi macchinari a queste persone sarebbe una collaborazione assolutamente win-win, perché loro potrebbero sfruttare i tuoi macchinari senza dover fare tutto l'investimento necessario e tu potresti guadagnare dei soldi invece di tenere le tue attrezzature ferme. Questo è solo un esempio, i modi sono assolutamente illimitati. Oltretutto ne parlo molto anche nel mio corso Business Architect in una lezione specifica. Nel caso ti possa interessare, ti consiglio di andare a dargli un'occhiata. Con questo è tutto davvero e ti saluto. Ciao!